Ciao da Dove al Sud, oggi siamo a Venosa con Daniele e Daniela. Cominciamo la nostra passeggiata alla scoperta di Venosa. C'è la fontana lì. Daniela, facci strada. Andiamo. Facciamo subito la prima panoramica sul castello. Questi sono i portici di Venosa e qui dopo per l'aperitivo ci sono un sacco di gente, veniamo a prendere un aperitivo, Daniela. Sì. Stiamo passeggiando sotto i portici di Venosa. Guardate, lì c'è il castello. C'è luce. E da Piazza Castello ci spostiamo e ritroviamo Daniela. Daniela, dove siamo qui? Davanti al castello di Piero del Balzo. Ah, guardate, lo dobbiamo visitare. Qui ci affacciamo sul fossato e attraversiamo il ponte. Vediamo una delle quattro torri cilindriche che segnano gli angoli della pianta quadrangolare del castello. E poi ci giriamo. Sì, c'è un ampio cortile e il loggiato rinascimentale. Con uno zoom sul loggiato. Poi ci giriamo e vediamo un'altra torre. E adesso stiamo visitando il museo all'interno del castello. Il daino? I pesi da telaio. Il Museo Archeologico Nazionale raccoglie la documentazione di età romana, tardo antica e alto medievale della città e del suo territorio. Usciamo dal castello e continuiamo a visitare Venosa. Ve la mostriamo noi in diretta. Dove al sud a Venosa? Alle mie spalle la chiesa di San Filippo Neri. O chiesa del Purgatorio. Sul portale della chiesa vediamo l'incisione con la frase del poeta Orazio. Stiamo passeggiando in via Vittorio Emanuele II. C'era una signora che stava chiudendo, aprendo la tapparella, forse la priva si è svegliata e presto. Noi andiamo girando in orari presti più o meno. Infatti. Abbiamo trovato l'auto bianchi, guardatela. Sì, bella, eh? Con le valigie, pronta Daniela, ci mettiamo in viaggio direttamente. Daniele e Daniele dove al sud, in viaggio con l'auto bianchi, con le valigie già pronte, vintage. Facciamo una panoramica sulla bellissima piazza Orazio Flacco e qui si vede la statua di Quinto Orazio Flacco, il poeta latino. Continuiamo con la panoramica. Vi regaliamo questo scorcio e lì c'è Daniela. Daniela, cosa hai trovato? Ho trovato i peperoni, il rosmarino, guarda, la loro. Guardate, ci sono tutti i prodotti qui del signore che li vende. Ci troviamo qui con questo bel panorama tutto verde, poi ci giriamo e c'è la fontana di Messer Roto con il leone in pietra. Daniela, chiedi al leone, ci fa prendere un po' d'acqua? Posso prendere l'acqua? Poco poco? Non mi ha fatto niente. Ok, è tranquillo, è docile. Ci sono dei palazzi caratteristici da visitare qui a Venosa. Noi entriamo a curiosare in questo. Siamo venuti a curiosare nel quartiere di questo palazzo, ecco Daniela. Ci troviamo in Piazza Municipio. La cattedrale di Sant'Andrea Apostolo. Ci troviamo nella cripta della cattedrale. Questa è la tomba di Maria.
Maria Donata Orsini, la moglie di Piero del Balzo. Attraversiamo l'arco medievale. E lì si vede il campanile della cattedrale. Bello, eh? Sì. Ecco Daniela che fa un ripasso dei nostri appunti. Beh, quasi quasi, continueremo con la bici noi. C'è da camminare un po'. Vieni, vieni, sali sul cestino. Non entri, dietro. La chiesa di San Rocco. San Rocco è il santo patrono della città di Venosa. Siamo arrivati all'abbazia della Santissima Trinità. E andiamo a visitarla all'interno. Ci sono i leoni che ci aspettano, ci fanno strada. Ricoperta il simbolo del pesce che alludeva alla duplice natura del Cristo, quella umana e quella divina. E allora la vita di San Felice costruì nella parte alta una serie di due padre padre e figlio di Cristo Padre. Successivamente la città di la tomba di Roberto Guiscardo. Qui ci troviamo nella chiesa antica e guardate che spettacolo. Da qua c'è la vista sulla chiesa nuova, l'incompiuta. Tomba marmorea di Aberada, la moglie di Roberto Guiscardo. Scendiamo a visitare la cripta, attenzione agli scalini. Siamo usciti dalla chiesa e qui c'è il museo lapidario. E siamo arrivati al parco archeologico di Venosa. Daniela, andiamo ad esplorarlo. Sì, andiamo. Da notare che vicino al parco archeologico c'è un vigneto. E sì, che qui c'è la produzione del noto vino aglianico del Vulture. Vi passeggerete tra le terme quando verrete a visitare il parco. La Domus. Ed eccoci, siamo arrivati all'incompiuta. Guardate il simbolo dell'Ordine dei Cavalieri di Malta, quell'agnello con la croce. Si trova sopra la lunetta situata all'ingresso. E adesso andiamo a visitarla all'interno. Favoloso. Sì, è semplicemente grandiosa. Eh? Sì, ma è uno spettacolo. Daniela, stiamo passeggiando qui tra le rovine. Sì, infatti, sull'erbetta verde, no? È proprio bello. Guardate che belle queste colonne. È un'esperienza indescrivibile. Sì. Beh, qui un video selfie nell'incompiuta ci vuole. Sì. Ve la mostriamo in tutto il suo splendore. È veramente bella. Adesso ritorniamo nel centro storico di Venosa. Qui ci sono queste case tutte uguali e guardate i caminetti quanto sono alti e particolari, sì. E adesso visitiamo la presunta casa di Orazio. Vinto Orazio Flacco è uno dei poeti più amati dell'epoca romana. È particolare la forma semicircolare dell'abitazione. E continuiamo ad esplorare il centro storico di Venosa. Passeggiamo tra le stradine, i vicoletti. E qui cosa abbiamo trovato? Ah, quante noci! Le noci... Mandorle, fichi, le mele piccoline. E questi sono i fichi secchi che a me piacciono tantissimo. Che belli, buoni! E vedete dove stiamo passando adesso? Sotto l'arco gotico. Aspettate, ecco, adesso si vede. Guardate, questo è uno scorcio molto suggestivo. Bello, sì. Balcone fiorito e l'arco gotico. St-
stiamo passeggiando tra le stradine e si sente un profumino, Daniela, qui sì. Stanno cucinando le signore di Venosa. Mi sta venendo fame, quasi quasi, quasi quasi andiamo a bussare, a citofonare qualche signore, vediamo se, se ci ospita a pranzo. Sarebbe qui. Sarebbe un'idea. Sarebbe un'idea. Ho trovato questo gattino sull'auto, cosa fa? No, 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 non ti facciamo niente. Quanto è bello, gli occhi illuminati. E siamo ritornati in Piazza Castello, qui a Venosa. E qui termina la nostra passeggiata. E adesso? Seguiteci su Facebook e Instagram. E in più, se vi è piaciuto il video, condividetelo. Ciao Venosa, da dove al sud? Ciao da Daniele e Daniela. Vi mostriamo, vi giriamo i portici. E poi vi salutiamo con il castello. Ciao!